anche se l'interesse del mercato verso i tablet Android è un po' calato, Asus comunque non ha rinunciato a presentare nuovi modelli della serie ZenPad qui al Computex 2016 di Taipei. Fra questi c'è l'Asus ZenPad 8.0 Z380M che vedete in questo video. È un tablet con formato da 8 pollici, appartiene alla serie ZenPad, quindi ha un design in linea con i modelli precedenti, anche se la novità è che in questo caso monta un processore MediaTek MT8163 quad-core. Intel, che era il partner principale di Asus per questi tablet, ha annunciato di voler cancellare i suoi progetti, almeno nell'immediato, per i processori ultramobile, e quindi Asus ha dovuto trovare altri partner per continuare l'evoluzione del progetto ZenPad. Il formato del display è da 8 pollici, uno schermo IPS con ampi angoli di visione, buona brillantezza. C'è la tecnologia Asus True to Life, che come sappiamo è un set di algoritmi che va a ottimizzare l'output video per una migliore resa per la vista umana. E c'è anche la nuova tecnologia Asus True Vivid, che sostanzialmente però dovrebbe essere una tecnica di laminazione simile all'OGS One Glass Solution. I vari strati che compongono il touchscreen vengono laminati per ridurre la rifrazione e avere un migliore risultato all'aperto soprattutto. C'è da parte alta uno speaker ottimizzato da DTS, una camera frontale da 2 megapixel, una camera principale da 5 megapixel, e sulla cover notiamo c'è il design tipico degli ZenPad con una doppia finitura, c'è un effetto pellame anche se si tratta di plastica per la parte alta e una parte bassa invece satinata con una colorazione leggermente più chiara. Il risultato estetico al quale miravano era quello di simulare un po' le pochette o le custodie in pelle. Diamo uno sguardo alle informazioni di sistema, perché c'è Android 6.0.1 sul quale gira la Zen UI, ben riconoscibile già guardando il menu delle notifiche, l'elenco delle notifiche oppure l'interfaccia stessa della home. Il tutto è alimentato da una batteria da 4000 mAh che, alloggiata all'interno di un design abbastanza sottile come questo, è comunque una batteria dalla buona capacità che consente un'autonomia massima di 8 ore. E direi che possiamo chiudere qui questa nostra preview con l'Asus ZenPad 8.0 modello Z380M dal Computex 2016.